Allora Diego, un brutto capodanno, però tutto sommato un ottimo 89, no? Sì, un ottimo 89, sicuramente non possiamo fare il brindisi alla grande per questa sconfitta, però la vita continua, non è che cambia più di tanto. La cosa che ti è piaciuta di più quest'anno di Maradona è la cosa che ti è piaciuta di meno di te e degli altri? Ma mi è piaciuto di più lo personale, il matrimonio con Claudia, il lavoro, la Coppa UEFA, dopo lo meno è la sconfitta con il Werder Bremen sicuramente. Per il Napoli capolista, con la paura di Capodanno, arriva la prima sconfitta della stagione in campionato. I partenopei sono in crisi di gioco, le gambe sono abbastanza molli, le idee poche e confuse. Ma dove finiscono i demeriti del Napoli arrivano i meriti di una Lazio veloce che ha fatto del pressing un'arma vincente e che ha giocato con il piglio di una grande. Icardi controlla tranquillamente Maradona, Carnevale comincia in panchina, Troglio sembra aver ritrovato il ritmo partita e Di Canio, se troverà la continuità, potrà dire qualcosa di importante. 36 minuti senza troppe emozioni nel primo tempo, fino a quando la superiorità laziale si concretizza con Amarildo, veloce, a riprendere una corta respinta di Di Fusco su un tiro di Bergodi. Nella ripresa tutto quello che non ti aspetti. Il Napoli reagisce senza troppa veemenza, la Lazio tiene il campo senza difendersi e cercando a più riprese di chiudere l'incontro. Amarildo è scatenato, raddoppia ma in chiara posizione di fuorigioco. Di Canio si conferma grande campione, anche se non sempre di altruismo. E quando il gioiello biancazzurro non gioca più solo per se stesso, arriva il raddoppio, con Pin, freddo, a gelare Di Fusco. È il gol del 2-0. Napoli in barca, Lazio padrona. Amarildo, da posizione irregolare, chiude il match e chiede un posto nella nazionale brasiliana. Prima degli auguri, c'è ancora il tempo per un palo di Troglio e per l'orgoglio ferito di una grande in crisi. Ci auguriamo naturalmente che con rientro di Renica si possa restituire alla squadra quell'equilibrio, quell'assetto che è una prerogativa abbastanza ben precisa, cioè quella di avere un libero che sappia anche giocare la palla e spostare Fusi a metà campo, dove sicuramente il suo raziocinio e la sua geometria ci possono venire molto utili. Perché ha perso il Napoli oggi così nettamente? Ma ha perso perché la Lazio ha giocato bene e perché noi non abbiamo potuto fare il gol che la Lazio ha avuto l'opportunità e l'ha messo dentro, solo per quello. Gli manca qualcosa nella testa o nelle gambe secondo te? No, credo che al Napoli non le manca assolutamente niente. La classifica della Serie A